Va bene, vai, ci sto. Ci stai? Sì, mi chiamo Mattia però. Ti chiami Mattia? Ciao ragazzi! Bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Cristallo! Qui con me c'è Mattia! Buongiorno. Allora, è passato circa un anno e mezzo dall'ultimo episodio. E nel frattempo ho cambiato computer. Di conseguenza ho perso tutti i dati perché sto giocando sul computer. E ho dovuto rifare tutto, tutto, tutto da capo. Però quasi non si nota la differenza. Ci sono tutti. C'è Fucilatolo, c'è Polisuel, c'è Focaccina, c'è Puffo X. Che non so se l'ho fatto vedere, è diventato un Espion. Il gioco fa dei rumoracci. Poi Focaccina era tipo diventato da poco Executor. E c'è ancora, c'è anche Zombie, aspetta, ve lo faccio vedere. Facciamo vedere. Abbiamo Suicune, Nixie, Togekuo, un altro nuovo arrivato, altri nuovi arrivati ancora. E Zompi, eccolo qua, bello di casa. Però ho messo Spiro perché, cioè, mi serve volare. È utile il poter volare. Il poter volare. Nell'ultimo episodio siamo arrivati a Ebanopoli, giusto Mattia? Ebanopoli. Ebanopoli. Qual è Ebanopoli? L'ultima città, con l'ultima palestra. Ah. Un drago divina. Ok, e siamo pronti. Essendo tipo drago, sia Fucilato, sia sia Poliswag, sia Homer fanno schifo, perciò andremo con Puffo X e Focaccina. Però questo frame mi fa schifo, quindi a fra poco. Non c'è neanche bisogno di dire a fra poco in questi casi, è una caduta di stile. Metti semplicemente gli spezzoni e tagli tutto. Sai cos'è stiloso? Mettere anche questa parte in cui hai fatto il tutorial su come fare i cazzo di video. Quanti ne hai fatti su questo canale di video? Zero. Quanti ne ho fatti io? Zero. Meme. Sì, però... Ok, dicevo, entriamo nella palestra. Questa palestra è ricca, zeppa di lava, e ci apprestiamo a sfidare il nostro primo allenatore. Che si chiama? Rullo di tamburi? Pierre, fanta allenatore. Come primo Pokémon, manda un Dratini. In effetti nella seconda generazione non c'era tutta questa varietà di Pokémon di tipo drago, quindi troveremo solo Dratini, Dratini, Dratini e anche Dratini. Allora, probabilmente anche alcune mosse sono cambiate perché, cioè, è un anno e mezzo che non gioco e ho dovuto ricominciare, quindi... Vabbè, sti cazzi. Buttiamo giù Dratini come fosse niente. Aumento la velocità perché mi pesa il culo. Buttiamo giù il secondo Dratini. E buttiamo giù anche il terzo Dratini. Poi nel frattempo off camera e off tutto, ho preso anche il condividi esperienza che sto dando ad Homer, perché è l'ultimo arrivato nella nuova giocata. Allora adesso saliamo queste scale e troviamo questi massi. E allora noi, con Poliswag, che è adesso il nuovo tizio che usa forza, buttiamo i massi di giù, di sotto, no di giù. per permettere il passaggio. E intanto sfidiamo anche quest'altra, che ha un Sidra, giusto, anche Sidra di tipo acqua drago. Incassa anche il psicoraggio e allora uso palla ombra. Che effetto. Brutto colpo. Incredibile. L'abbiamo sconfitta con facilità. Adesso prendiamo questi altri sassi. E dove vanno portati? Là. Ok, ho capito come si fa. Dobbiamo prendere questo. Allora, dobbiamo fare l'esatto opposto. Quindi, così. E poi spingere quassù. Mi sono sbagliato. E vabbè. Poi, sfidiamo anche questo tizio.
indovina un po', un orsi buttato giù e un sidra buttato giù al primo colpo, incredibile. E così possiamo buttare di sotto anche quest'altro. Infine, scusi, permesso. Ah, no, abbiamo fatto. Ah, ok. Era molto più facile. Quindi schermo luce. Schermo luce, potremmo mettere di schermo luce. Ma sì, al posto di azione. Così mettiamo executor che ha riflesso e electrode che ha schermo luce. Poi ira di drago mi sta dando parecchi botte, però noi ci curiamo, andiamo diretti, anche se voglio provare con focaccina. Da Sandra. Sei Sandra, lo so che sei Sandra. Inizia il combattimento e manda in campo Dragonair. Ma guarda un po'. E ne mandiamo focaccina. A questo punto mettiamo il riflesso. Ci usa tua nonna perché è infame. E allora andiamo avanti di confusione. E il primo è giù. Adesso per il secondo vorrei provare di nuovo con Puffo X. Tanto è caduto il riflesso, mannaggia la miseria. Usa schianto Dragonair. Ma ce n'ha un altro ancora, ne ha tre. E per ultimo a Kingdra. E allora noi facciamo una cosa. Proviamo a rimettere Focaccina se non muore. E proviamo il solo a raggio. Non va. Allora riproviamo. Non riproviamo. E allora proviamo Homer, a cui abbiamo fatto imparare tuono, e lo facciamo usare. E farà malì. Non fa niente. Allora lo riusiamo. E Homer ci lascia. Va bene. Mandiamo Espeon e concludiamo. E non concludiamo. E concludiamo con Psicoraggio. E abbiamo sconfitto Sandra Capo. Come ho perso? Non posso crederci. Deve esserci un errore. Riceviamo una marea di soldi. Però Sandra è tipo Mattia. Posso? Rosica. Ah, okay. E quindi ci dice che per darci la medaglia dobbiamo andare alla Tana del Drago. Sinceramente a me pesa un pochino il culo, no? Però ci vado uguale perché sono bravo. Dove sta questa Tana del Drago? Sta sopra la palestra. Che vuole questo? Ok. Sta qua su. Sì, vabbè, Magikarp, lasciamo stare. Mettiamo Puffo X che è quello che sta un po' più sotto di livelli. Cioè, ci sarebbe anche Homer, però c'ha il... condividi esperienza. Ed entriamo alla Tana del Drago. Come osi entrare senza invito? Ancora Dragonair. Non lo sconfiggiamo. Ok. La Tana del Drago è piuttosto grande e se non sbaglio serve Mulinello. E ora che ci penso, io Mulinello non ce l'ho. Ma come fai? Ah, intanto sconfiggo gli allenatori mentre ci penso. Perché sono tanti e fastidiosi. Eh sì, devo usare Mulinello. E allora vado a prenderlo. Ok, sono ritardato, in verità ce l'ho. E allora lo facciamo imparare. Ops, lo facciamo imparare
Apolli, sudang povero cristiano. Li facciamo togliere ipnosi. Ha 3 MN il povero Poliswag. Dopo gliene tolgo 2. Va bene. Grazie a Mulinello riusciamo a passare. E arriviamo a questa casa. A questa casa. Molto inquietante, con dei pelatoni. Ah, mi fa piacere vederti. No, non dire una parola. So chi ti manda. Sandra, vero? Ah, quella ragazza. Mi spiace, ma devo metterti alla prova. Dovrai soltanto rispondere ad alcune domande. Iniziamo? Cosa sono i Pokémon per te? Mattia, a questa cosa rispondi tu. Compagno. Vabbè. Cosa sono i Pokémon per te? Compagno, sudditi o amici? Sudditi. Sudditi, ok. Che cosa ti può aiutare a vincere? Strategia, allevare o ingannare? Strategia. Molto bene. Quali allenatori preferisci sfidare? I deboli, i forti, tutti. I forti. Ah, qual è la cosa più importante per allevare un Pokémon? Amore, violenza o conoscenza? Conoscenza. Ah, capisco. Il saggio dice, ci sono Pokémon forti e Pokémon deboli. Quali sono i più importanti? Forti, entrambi o deboli? Forti. Come? Non ho capito nulla. Cosa hai detto? Ci sono Pokémon forti e Pokémon deboli. Quali sono i più importanti? Entrambi. Bene, capisco. Vedo che conosci bene i Pokémon. Molto ammirevole. Quante ne hai messe di quelle che ho detto io? Tutte tranne la prima. Ma è strano. Non devi mai perdere la tua convinzione. Solo così. Bellissimo. Come? Non ho capito. Che c'era il saggio che ha girato la capoccia. Vabbè, quindi? Ehi. Sandra? Com'è andata? Credo che non ci sia bisogno di chiedertelo. Hai fallito, vero? Cosa? Hai superato la prova? Non posso crederci. Stai mentendo. Neppure io ho ottenuto l'approvazione. Sandra! La convinzione e l'abilità di questa persona sono impeccabili. Ammetti la tua sconfitta e conferisci la medaglia Levante. Altrimenti lo dirò a Lance. Capisco. Lo dica a mamma. Ecco la medaglia Levante. Dai, prendila. L'ho presa. Bugs riceve la medaglia Levante. Con la medaglia Levante i tuoi Pokémon potranno usare la mossa per attraversare le cascate. Inoltre tutti i Pokémon riconosceranno la tua autorità e ti obbediranno senz'altro. Sandra, ora dovrai capire in che cosa il tuo avversario è stato migliore di te. E scappa. Sì, però io volevo un Dratini, mi scusi. Ce l'ha un Dratini? Scusa, ce l'hai un Dratini? Scusa, ce l'hai un Dratini? Aspetta! Ah! Hai un Dratini? No, non è un Dratini. Però io voglio un Dratini. Scusate. Sapevo che se andavi qua... Ce l'hai un Dratini? Ecco. Dammi Dratini. Ah, merda. Ok. Ok, sono andato a togliere Spearow. Dai un soprannome a Dratini che hai ricevuto? Sì. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Dratini. Vermicello.
Vermicelle? Sì. Vabbè. Vermi... Cell. Pokémon Drago sono il simbolo del nostro gruppo, bla 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 bla. Detto questo, col vermicello... Oh, un altro datini. Che caso fortuito. Ops. Direi che ce ne torniamo a Borgo Foglianova e terminiamo la parte. Perché nel prossimo episodio affronteremo la Via Vittoria. E nel prossimo episodio ancora, boh, poi ve lo dico. Quindi, ce ne andiamo da questo posto pieno di Magikarp. Belli Magikarp. E... dobbiamo fare un attimo le manovre. Quindi, lasciamo un attimo Vermicelli in frigorifero. Prendiamo il nostro piccione. Andiamo a Borgo Foglianova. E terminiamo la parte. Ci vediamo al prossimo episodio.